E eccoci qui con la seconda parte. Siamo arrivati alla cottura. Allora, al momento cottura, Cottura dello spaghetto, quasi ultimata. Marco, per favore, tutti. Allora, vi ripeto, andrebbe fatto il pecorino romano fresco. A noi ci piace più il nostro parmigiano reggiano, un po' toscano, maremma, maiale. Marco, se ne butta un attimino un po' nell'uovo. Eh sì, Marco. Si amarga, e gliene rimesta dell'altro. Ripeto, queste sono uova di galline nate e cresciute agli orbi di Quadrata. Siamo al ristorante Pinco di... dove che siamo? Ai Barba, a volte voi? In Totipare. In Totipare, provincia di Quadrata. Allora, provincia di Quadrata. Direi ora... Ecco il nostro chef, il nostro Gordon Ranserini. Della pasta. Vedete, ragazzi, che bellezza. Quanta fame hai, Yuri? Ma io ho fame, ti dico la verità. E ricordo che a Capodanno al ristorante Pinco di Quarrata ci sarà la serata di Toscana Maremma Maiala live. Okay. Chiaramente dopo mangiato, dopo balli, a mezzanotte, beh, il tocco si parte con il nostro show. Solo su prenotazione. Se venite a mangiare qui, da questo signore, vedete le classe. Allora, io ho scolato gli spaghetti, ovviamente l'acqua di bollitura non si butta, non va mai buttata, perché ci servirà per addensare la nostra crema con l'uovo, ma non fare la famosa frittata come facevano i nostri vecchi una volta. Vedete, guarda che bellezza, vedi, gli ha tirato l'acqua, bello. Senti come gli è croccante, mi friggio. Ci siamo quasi, ancora no. Ora si vede il nostro uovo, Marco, lo prendi per favore? Sono in mezzo. Si butta dentro tutto. Buona verde. Insieme a un po' d'acqua di bollitura. Ok? In modo che non diventi, hai detto? Che non diventi frittata. Ah, la cremina gli fa la crema, osso, la crema. Perché di molti dicono, è facile fare la crema alla panna. La panna è vietata. La panna, soprattutto. Noi si dà il cane la panna, perché la panna nel mangiare ci fa un pochino cacare. Sicché si fa di osse fatte per bene o non si fa. Stanno chiedendo che è pizzicante? No, ci messo allora, il se tu la fai, c'è il pepe, ma poi non l'ho messo nell'uovo, vedete? Che ha seguito la diretta di prima. Che colorito gli ha preso? Ora, siccome ci va il parmigiano, si allunga ancora un dell'acqua di bollitura. Mi dai l'altro parmigiano, Michael? Che spettacolo! L'acquolina in bocca, buttalo. L'acquolina in bocca. Buttalo a crepare l'avarizia, Lo spaghetto l'abbiamo levato un pochino al dente proprio per fare questa crema e perché rimanga bella attaccata allo spaghetto. Qui e sanno far da mangiare, c'è poco da dire, sanno fare da mangiare. Vedete? Ora gli si fa ritirare fino a che la nostra crema non è pronta. Io aggiungerei ancora del parmigiano, essendo un po' più delicato del pecorino romano. Parmigiano, No, parmigiano, preferisco il parmigiano. Sì, ma a me mi garba tanto il parmigiano. Ci siamo quasi. Io preferisco anche il grano. Tra poco si procederà all'impiattamento. Vi ricordo anche che l'acqua di bollitura serve per non far raccagliare la carbonara nel nostro piatto. Puoi tenerla lì. Quando diventa pappone, va bene. Se fai il pappone si dà il cane. Invece ai Pinco non fanno il pappone. Questa è una cosa importante. C'è chi ci saluta da Follonica. Da Follonica! Vi saluta. Vi saluta da Follonica, ragazzi. Vuoi a Follonica con uno spaghetti? No, sì, ti toccherà venire a Capodanno ai Pinco. Vedete come è liquidina ancora? Il nostro spaghetto però è ancora al dente, sicché è stato levato in maniera perfetta. Piglia il colorino, diciamo, quando, giallo cinesico. Quando verrà la crema, come dico io, attaccata per bene. Si assorbe, si impregna, lo spaghettino si impregna, diventa morbido come la merda. Vedete che bellezza?
E sa, c'è poco da fare, osso. E sanno. Ma noi l'avevamo già preparato, e guarda, una fare come fanno in televisione, visto, c'hanno il doppio di plastica. A noi Benedetta Parodi ci fa una sega, da Arezzo siate grandi. Grande anche gli grande, amici, grazie. Famoso rigatino. Ancora parmigiano. Arezzo, come si mangia bene anche Arezzo, ragazzi. E cosa è finito? Porchettina di pina in finocchietto, gli è di nulla. Ho una fame, io non vedo l'ora di mangiare. Se qui viene a noi per dire cosa, come si chiama l'americano, Gordon Ramsay, se viene qui e si mette a piangere. Qui c'aveva per il messo dentro maionese, yogurt, e ahi quando fa la carbonara, la ricetta, ci infila 20 che ci butta. Ah, la tisena che mi fa, una cosa. Il cibo toscano deve rimanere toscana. Il cibo, ragazzi, gli è infatti. Vedete com'era densa? Ma dove siete, nel Macrolotto? Saluti dal Valdarno ai baracchino di Marolotto. Ai baracchino di Marolotto. Io procederei all'impiattamento in un grande ristorante dove vengono tutti i più grandi VIP, fra l'altro, a mangiare davvero. Non so un altro. No, niente, per dire, qui Celentano viene a pranzo la domenica, vero? Sì. Celentano si tira su coi montacarichi. Vedete come sa che classe, vedete? Un po' di carta, mai con tampona. Tampona, neanche allora, qui come sta all'ospedale, eh? Tampona, non carta. Perché fra l'altro, ogni tempo libero, lui fa anche il dentista. Perché ha visto, c'è tanto la tuta, va anche, c'è una carie, una cosa, un'unturazione che la fa anche. Senti il profumo. Peccato che non potete sentire questo profumo, questa delicatezza. Non è vero. Madonna. La mano di fata, c'ha la mano di fata, fatata, come si dice? Ma dai cremino gli affari. Ragazzi. Bah. Fanno una sega a Roma, non si fa la carbonara. Se vuoi mettere la carbonara di Orbio, quella di Roma? Ragazzi, non scherziamo, eh. Da Pientina, saluti da Pientina. La macinata di pepe. Bah. Bella roba. Bella roba, ragazzi. Ora c'è, vedo che nei commenti c'è qualcuno che è stato pagato apposta. Io con questa bella dal picco concluso, da Iuri Toscana Marina Maiala, vi aspettiamo. Ma aspettiamo per Capodanno, ristorante picco, non ti sento, aspetta, la regia mi sta dicendo qualche cosa. Picco, ristorante picco. Non l'ho detto, ristorante picco, la serata di Capodanno, noi vi si aspetta una grandissima scena a base di pesce, mi pare. Tutte e due, sia pesce che terra. Pesce e terra, sì, che spumante di Varello. Poi ci sarà Pino di Luciano. Con la collega, lei è l'apprendista. L'unica grande Deborah. La vera proprietaria di tutto. La vera proprietaria di tutto. Ciao, grazie. Ciao a tutti, alla prossima. Ci aspetta. Ciao.